Continuiamo con la descrizione qualitativa del fenomeno fisico. Per ragionare in modo più intuitivo, più semplice, immaginiamo per il momento che il circuito qui sia chiuso su una resistenza e quindi possa circolare la corrente. Trascuriamo comunque quelle forze magnetiche che vengono a crearsi, le forze, diciamo, di Faraday, forze che agiscono sui lati della bobina e che alla fine vanno a rallentare l'accelerazione nella rotazione della bobina. Quindi trascuriamo queste forze. Questa è la situazione all'istante t uguale a 0 con la bobina orizzontale e orientiamo convenzionalmente in verso antiorario il contorno di questa bobina e di conseguenza la faccia positiva della bobina è quella che guarda verso l'alto, cioè il vettore superficie è rivolto in alto, esattamente come il campo induzione magnetica B. Questa è la situazione iniziale vista di profilo all'istante 0 con l'angolo teta tra il campo B e il vettore superficie che è uguale a 0. Il flusso magnetico attraverso la bobina, quindi attraverso S, varia istante per istante, quindi qui ci ho messo la dipendenza dal tempo, questo è il flusso magnetico in un istante qualunque, e si calcola come al solito facendo il prodotto scalare tra il campo B e il vettore superficie, però va moltiplicato per il numero delle spire, perché non è una sola spira ma sono 100 spire. Dunque questo flusso magnetico è questa espressione qua. E all'istante iniziale, con teta uguale a 0, il flusso magnetico vale NBS, oppure BNS, che mi sono dimenticato di scrivere qua per intero, quindi BNS. Questo è il flusso magnetico all'istante 0. È anche il valore massimo del flusso magnetico perché B è allineato con il vettore superficie. Per calcolare il valore di questo flusso magnetico conosciamo il numero delle spire, 100 spire, conosciamo anche l'area di ciascuna spira, dal momento che conosciamo i lati di questo rettangolo, A e B. Qui B l'ho scritto male, B veramente è quest'altro lato. Comunque, quello che non conosciamo è l'intensità del campo induzione magnetica B. E infatti è una delle domande successive del problema. Vedremo più avanti che questo flusso magnetico è dell'ordine del milliweber. Comunque per adesso, per fissare l'idea in modo intuitivo, immaginiamo che questo flusso magnetico massimo, in questa situazione fisica qua, cioè all'istante iniziale, sia per esempio di 10 weber. Un valore enorme, ma che ci serve però per ragionare in modo intuitivo. La bobina inizia a ruotare in senso orario, trascinata dal pesetto, e questo flusso magnetico comincia a diminuire. Infatti anche intuitivamente si capisce che meno linee del campo B attraverseranno questa bobina, sempre meno linee finché ad un quarto di periodo, t quarti, quando l'angolo tra il vettore superficie e il campo B sarà di 90 gradi, nessuna linea del campo B attraverserà più la superficie della bobina. Quindi il flusso magnetico diventerà zero. Perciò tra l'istante t uguale a 0, cioè la partenza, e l'istante un quarto di periodo, c'è stata una diminuzione del flusso magnetico, che è passato, per esempio, da 10 weber fino a 0 weber. La spira, naturalmente, la bobina, reagisce a questa diminuzione del flusso magnetico cercando di generare una corrente. Ecco perché avevo immaginato di chiudere il circuito in modo che ci fosse questa corrente. Quindi il circuito cerca di generare questa corrente in senso antiorario in modo da ricreare quelle linee di B che vengono a mancare al flusso. Si tratta quindi di una corrente positiva perché nel verso che abbiamo scelto convenzionalmente come verso positivo, quello antiorario. Guardando la spira di profilo lungo il lato AC, che è questo, la corrente va verso destra, va da A verso C. Ricordiamoci per le figure successive che quando la corrente va da A verso C, la corrente è positiva perché circola nel verso che abbiamo scelto convenzionalmente positivo. All'istante un quarto di periodo, il flusso magnetico passa da valori positivi a valori negativi e lo fa con la massima rapidità di variazione. Quindi la derivata temporale del flusso magnetico in quel momento è massima, massima negativa. Di conseguenza è massima la corrente che scorre in quel momento, Imax.
ed è positiva proprio perché il flusso magnetico sta calando al massimo in quel momento. Continuiamo a far ruotare la nostra bobina, abbiamo superato un quarto di periodo e il flusso continua a calare. Infatti ricordiamo che era partito da 10 Weber, adesso è passato per 0 Weber, ora è negativo e si porterà fino a meno 10 Weber in questa situazione qua. Quindi per adesso siamo per esempio a meno 6, meno 7 Weber. Quindi il flusso è ancora in diminuzione. Derivata negativa, la corrente è quindi ancora positiva. E questo accade fino all'istante mezzo periodo, in cui il flusso magnetico diventa massimo negativo, il suo valore è meno BSN, ho lasciato la N, e per un momento questo flusso è stazionario, cioè per un momento non cambia, infatti la sua derivata è 0 in quel momento, perciò per un attimo non circola corrente, poiché la bobina non reagisce ad un flusso magnetico che per un momento si mantiene costante, stazionario. Fino a questo momento il flusso era sempre diminuito, ricordiamo 10 Weber, 9, 8, 7, 0 Weber, meno 1, meno 2, meno 3, qui siamo a meno 10 Weber, quindi da più 10 a meno 10 Weber è sempre diminuito, da adesso in poi il flusso ricomincia ad aumentare, il flusso magnetico, quindi da meno 10 Weber, meno 9, meno 8, meno 7, fino a tornare a 0 Weber. È scritto anche qua, il flusso parte dai 10 Weber, poi cala sempre, lo vediamo anche dalla derivata temporale che è negativa. D'ora in poi invece il flusso va in aumento, il flusso magnetico aumenta, infatti la derivata è positiva. Ma allora la corrente elettrica cambia il verso, perché ora deve contrastare un aumento di flusso magnetico e non più una diminuzione. Quindi adesso d'ora in poi, dall'istante mezzo periodo fino all'istante un periodo, la corrente scorrerà sempre da C verso A, cioè al contrario di prima, e sarà una corrente negativa e raggiungerà il massimo valore negativo all'istante tre quarti di periodo, quando è massima la variazione del flusso magnetico, cioè il flusso magnetico in quel momento vale 0 ma è in massimo aumento. Poi la corrente nell'ultimo quarto di periodo, sempre nel verso negativo, diminuisce fino a riportarsi al valore 0 nella situazione identica a quella iniziale. Quindi abbiamo percorso un'intera rotazione della bobina. Ora togliamo l'ipotesi che abbiamo fatto all'inizio, che passasse la corrente elettrica. Il circuito invece è aperto, come sappiamo, la corrente elettrica non può scorrere. La corrente elettrica l'avevamo immaginata soltanto per poter ragionare in termini di reazione del circuito, cioè la bobina reagisce alle variazioni di flusso magnetico generando la corrente elettrica nel verso giusto, quindi orario o antiorario, in modo che questa corrente indotta produca un campo magnetico indotto dalla bobina stessa, e questo campo magnetico indotto deve avere il verso giusto per contrastare le variazioni del flusso magnetico esterno. Questa è la legge di Lenz e avevamo immaginato il passaggio di corrente per usare la legge di Lenz da un punto di vista qualitativo. Adesso togliamo la corrente elettrica, però rimane il campo elettrico, il campo elettromotore indotto. Dunque abbiamo che nella prima mezza rotazione, cioè nel primo mezzo periodo, questo campo elettrico indotto ha un segno positivo perché il suo verso di rotazione è uguale a quello convenzionale. Nella seconda metà della rotazione questo campo elettrico ha segno negativo perché è orientato nel verso opposto a quello convenzionale. Può sembrare che la figura sia sbagliata, invece no, non è così, perché tra la prima e la seconda figura la bobina è ruotata di 180 gradi e la faccia positiva, che prima era rivolta in alto, adesso è rivolta verso il basso, come si vede dal vettore superficie. Lo rivelano anche le lettere A e C, adesso si sono scambiate perché la spira ha effettuato una rotazione di 180 gradi. Qui infatti questa figura si riferisce alla prima metà della rotazione e l'altra figura alla seconda metà della rotazione. Per esempio questa figura rappresenta la spira in questa posizione, mentre la prima figura rappresenta la spira in questa posizione qua.
Ricordiamo infatti che quando il campo elettrico va da A a C è un campo elettrico positivo, quando invece va da C ad A è un campo elettrico negativo. Questo campo elettrico dalle linee circolari è quello che genera la FEM, la forza elettromotrice. Infatti sappiamo che la forza elettromotrice è la circuitazione del campo elettrico lungo il circuito. Quindi un campo elettrico orientato nello stesso verso positivo convenzionale dà una FEM positiva, viceversa un campo elettrico orientato nel verso opposto a quello convenzionale dà una forza elettromotrice negativa.